per prepararvi i tagliarin saltati con gallinella di mare e vongole veracei, vi presento i seguenti ingredienti: pomodorini di pachino, del basilico fresco, della cipolla tritata e dell'aglio in spicchi, una manciata di vongole veraci, qualche filetto di gallinella e del prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva e pepe nero. Prendiamo i filetti di gallinella, gli togliamo eventuali lische, sempre provando con le dita. In questo caso sono puliti. Per una porzione basteranno 3 filettini, che sono circa 20-25 grammi l'uno. Tagliamo adesso i pomodorini di pachino. Due pomodorini per una porzione sono più che sufficienti. Abbiamo le nostre vongole, la nostra cipolla che ho precedentemente tagliato e 2 spicchietti d'aglio che tagliamo solamente a metà, che poi andranno tolti dalla nostra salsa. Andiamo a preparare la nostra salsa per il tagliarin. La padella col fondo bello caldo, dell'extravergine di oliva, la nostra cipolla tritata, i nostri spicchietti d'aglio che poi andremo a togliere. I pomodorini, aggiungiamo la gallinella, le vongole veraci, una spruzzata di pepe nero. Pizzico di sale, un bicchiere di vino bianco, che in cucina non manca mai, chiudiamo col coperchio e lasciamo cuocere per un minuto circa. A questo punto la nostra salsa è praticamente pronta, le vongole si stanno aprendo, ancora un attimino. Andiamo adesso a cuocere i nostri tagliarin. Acqua bollente salata, andiamo a immergere e saranno pronti in un 40-50 secondi. Una cottura al dente. Andiamo adesso a scolare la nostra pasta, i tagliarin, dentro la salsa con un po' di acqua di cottura. Per poi terminarli, una cottura al salto dentro la padella. Del prezzemolo tritato, colore e sapore, e del basilico fresco spezzettato, aggiunto all'ultimo per mantenere i colori poi della nostra pasta.
andiamo a impiattare per prima le vongole veraci. E ancora un filo di extravergine.